C'è però un luogo dove poter trovare l'amore, la concessionaria dell'amore, la chat. Quando entrate in questo mondo meraviglioso delle chat, la prima cosa da fare è trovare un nickname. Signora mia, il nickname è un nomignolo dietro cui si nasconde, diciamo, l'identità e qualche volta l'età. Per esempio, io mi sono iscritta ad una chat perché una mia amica ha detto: guarda che funziona, trovi l'amore della tua vita. E ho trovato il nickname Topolona 75. Lo so, potevo scrivere Zoccola, però non era la stessa cosa. Perché comunque sono una ragazza timida, volevo comunque mantenere un po' un alone di mistero. Allora, sono andata in questa chat favolosa, ragazzi, e ho scoperto che c'è veramente un mondo dove le donne perdono ogni dignità. Il nickname delle donne, diciamo, le donne si dividono in categorie. Ci sono le eroine delle favole, quelle che proprio, che ne so, sono dedite, o si sentono delle creature probabilmente. Vado a fare questa ricerca e trovo principessa, e fino a qua tutto a posto. Principessa sul pisello. Principessa cerca castello ma con pisello. E qui sarà Polignano. Datemi uno principe qualsiasi. Bella cerca bestia. Ospito l'ancillotto dalle 8 ma ricevo anche più tardi. Che se sta rovinata proprio. Tu metti la spada, io la roccia. Ma se può chiamare un... con un nickname del genere, yeah, per piacere. Fatina cerca Pinocchio con naso di legno e non solo. Gesù, Gesù. E per quelle senza pretese in cerca di Shrek, che comunque il verde forse fa sempre sperare. Poi ci sono quelle che la buttano sui felini, no? Ma noi donne siamo incredibili. Guardate, uno studio scientifico ho fatto. Felini, gatta, micia in calore, micia spennata, la gatta sul letto che trotta. Ma scrivi direttamente cavallo, sì, trotti, scusate. Mica può stare in dei feline. Tigrotta di Bitondo. E qua ci sta stasera, sicura. Miau cerca Bau, ma valuta pure Squit Squit. A che se pure uno sorcio ci va bene. Alla fine, tanto, scusate, per addescare un uomo, quali sono le cose più importanti? Cosa guarda lei in una donna? Dica la verità. Tu senza capelli, cosa guardi in una donna? Cosa guardi? Gli occhi? Ma vedi di andartene a quel paese, va. Gli uomini guardano due cose. O le tette o il culo, che sia verità. Non scrivete se andate in chat le tette, perché non si ha mai di... Voi trovate uno che te ne ho complesse di Edipo, chi le sta attaccata alla mamma, non si stacca più. Alla fine non mettete tette, perché poi dopo i segni, un uomo, ognuno ha i gusti suoi. Chi le vuole grandi, chi le vuole piccole, chi vuole la terza, chi vuole la quarta, chi vuole la quinta, chi le vuole a coppa di shampoo. Mettete culo e fate una bella figura. Scusate, qualcuno vi ha mai chiesto quanto porti di culo? Non ve lo chiede nessuno. Voi scrivete culo brasiliano, che poi è libera interpretazione. Potrebbe essere bello e sodo come una brasiliana o grande quanto Brasile. Ah, ragazzi, la cosa bellissima per finire, c'è la domanda: come vuoi il tuo lui? Che tutte vorrebbero scrivere: ma come ti pare, tanto sto alla frutta, che me ne fotte. Invece no, anche qui ci sono delle risposte predefinite. Questa è bellissima. Dice: come vuoi il tuo lui? Etero, già è una bella soddisfazione. Bello, brutto o medio? Medio. Medio di niente. Un medio man, no? Voi che dite, siete d'accordo? Brave. Alto, basso, medio? Medio. No, se no poi dopo basso fai figura da compagno e brunette. No, 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 no. Medio. No, ma è bellissimo. Ricco, povero o medio? No, medio, signora. I soldi non fanno la felicità. Medio. Biondo, moro o medio? Ma pure uno senza capelli va bene, non ti preoccupare. Pure uno rossiccio. Super dotato, mini dotato, medio.
sta male dire sempre meglio.